Allora, si mette un attimino, ho fatto anche la schermata, ragazzi, poi dite che Corridan non è professionale. Ho fatto anche la schermata con la musichetta. Allora, ora si parla un gocciolino. No, è Sauron. Vabbè, ma l'hanno detto. C'aveva anche il guanto di Sauron, l'armatura di Sauron con l'artigli. Allora, iniziamo un attimino. Esaminiamo. Sei inimitabile. Grazie. Gollum. Allora, esaminiamo la mia ambientazione fantasy preferita. Allora, quello che abbiamo visto finora, se la musica è troppo alta, ditemelo, è che l'abbasso. Ah, a proposito, voi non la sentite la musica? Ora la sentite. Se è troppo alta, l'abbasso, eh. No, ma dovrebbe andare bene. Esaminiamo un attimino. No, è bellina, dai, come schermata della reaction e di tutto. Questa qui. O preferisci che metto l'altra, amore? Però qui si vede anche la chat, si vede tutto. Perché ogni popolo lo chiamava col suo nome. Ad esempio, Gandalf viene chiamato Gandalf dai popoli della Terra di Mezzo. Ma a Gondor lo chiamavano Mitrandir. E non mi ricordo poi che altri nomi. Quindi, ogni popolo ti chiama con un nome diverso, per come sei conosciuto in quel popolo, capito? Quindi, Gandalf e Gandalf. Vabbè, allora aspetta, metto quell'altra. Metto quell'altra. Allora, la reaction. Sì, però vedi la qualità, amore, video. Un'era più bellina così. Vabbè, comunque. Allora. Esaminiamo questi primi tre episodi. Si fa un attimino di chiacchierata. Per me, come serie, è validissima. Però, ha un piccolo grande problema. Che è una serie. È uno di rade. Bravo, bravo, bravo. No, amore, tengo questa, dai, tengo questa. Se no poi. Quell'altra mi sembrava più bellina. Però, se no, non mi si vede. Allora, da Adar a Odor è un attimo. Giusto. Questa serie è bella, però il problema è che è una serie. Tutto quello che. Allora, lo Hobbit è stato fatto bene in tre film. E già l'hanno tirata. Perché lo Hobbit è un libro di 400 pagine, 500 scarse. È difficile fare tre film, non è 1300 pagine come Il Signore degli Anelli. E allora ce li fai bene. Fare una serie televisiva su roba che Tolkien ha descritto un po' nei racconti incompiuti, che già lo dice il nome, incompiuti, e un pochino nel Silmarillion, questa è roba che Tolkien non ha detto qualcosa e niente. Quindi è tutta quanta roba di fantasia degli autori, no? Anche perché. Cioè. Tolkien ha parlato di una zona chiamata Forochel, questa la conoscerà ottimo direi, Forochel, che è una specie di zona dei Lapponi, su al nord. Ha scritto, io penso, 5 righe parlando di Forochel nel Silmarillion, 5 righe, no, nel Signore degli Anelli, 5 righe, ci hanno fatto un'ambientazione. Nel gioco Lord of the Rings Online ci hanno fatto una zona dove andare a giocare, a Forochel. Ma se la sono inventata perché Tolkien ha scritto 5 righe su Forochel. Basta. Quindi voglio dire, materiale è poco. Però questo è male bene. Bene perché. Cioè, male perché potrebbe venire fuori una cacata. Bene invece. Abbasso leggermente, aspetta un attimo. Bene invece perché. Secondo me la parte che potrebbe venire bene è che hanno tanta carta bianca. Ok? Tanta, tanta, tanta carta bianca. Ad ora a me la serie è piaciuta. Io sono un fan della Terra di Mezzo. Non sono un cultore. Non me ne intendo come ottimo. Però comunque sono un fan della Terra di Mezzo. Sono un fan di Tolkien. E per me è l'opera più bella fantasy mai creata. Però, come il passato, sì, vabbè, gli Spetti dell'Anello. I nove. Però, per quanto io non sia un'enciclopedia della Terra di Mezzo, secondo me ne so tipo il 15%. Però io non ci vedo niente di offensivo. Io non ci vedo niente veramente di offensivo in questa serie qui. Nei confronti sia di Peter Jackson che di Tolkien che della Terra di Mezzo, dell'opera in sé per sé. Io non ci vedo niente di così tragico da strapparsi i capelli e da fare un bombardamento, una shitstorm disumana sui cosi. Da fargli una shitstorm disumana su. Prime, tanto da dovergli disattivare i commenti. Io no, non ci vedo tutta questa esagerazione. È anche vero che questo episodio che abbiamo visto oggi è un episodio filler. Perché comunque c'è sempre l'episodio filler. Cioè, questo episodio di oggi, a differenza dei primi due, è stato veramente moscio. Però,
Moscio a livello di incalzante, ma a livello di trama non era moscio perché ha presentato tanti personaggi: Isildur, sua sorella, Elendil, suo padre, e ci ha fatto vedere Adar, che poi sarebbe Annatar, o per meglio dire Sauron. Ci ha fatto vedere qualcosa di più del mago, e alla fine ci ha fatto sentire la voce, amico, con lo stesso doppiatore di Gandalf. Lo stesso doppiatore della trilogia in cui appunto abbiamo visto Gandalf. Quindi, secondo me, è Gandalf a questo punto qui per forza. Appare Sauron. Che poi, tra l'altro, Sauron non è ancora stato corrotto, dall'anello. L'anello che lui creò, l'unico anello, perché la storia. Vi faccio un pochino velocissima, no? La storia della. Poi si va avanti con la reaction. Del Signore degli Anelli, della Terra di Mezzo. Tutti gli anelli che vedete, tutti furono forgiati da Celebrimbor. Celebrimbor è quello che abbiamo visto ieri sera nel secondo episodio insieme ad Elrond, che praticamente era il forgiatore degli anelli, che deve costruire questa forgia per fare questi oggetti potentissimi. Tutti gli anelli, tutti, 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 tutti li ha fatti Celebrimbor. L'unico anello invece, esatto, l'ha fatto Annatar. L'unico anello l'ha forgiato Sauron, stando zitto, zitto, zitto e senza dirlo a Celebrimbor. L'ha fatto di nascosto, perché Celebrimbor ha forgiato gli anelli e Sauron forgiò l'unico anello di nascosto per controllare tutti gli altri. Ora, questi anelli vennero dati ai più importanti, no? Alle figure di spicco di tutti i regni maggiori, no? Più grandi. Scusate, tre re degli elfi, di cui un anello venne dato anche a Galadriel. No, ora se ne parla dell'incongruenza, intanto scrivimela. Un anello di questi tre anelli, uno venne dato a Galadriel e uno, se non erra, a Gil-galad. E il terzo non me lo ricordo. Sette anelli ai re degli elfi, ai re dei nani, nelle loro rocche di pietra sotto la montagna. E nove anelli ai re degli uomini. Quindi uno degli anelli, se non erro, venne dato anche a coso? Venne dato anche al re di Numenor. E questi anelli praticamente erano anelli del potere fatti per bontà. E Sauron forgiò l'unico anello con cui poteva comandare tutti gli altri. E infatti c'è chi se ne liberò, i nani non tutti, gli elfi non tutti, gli umani nessuno. Infatti dei nove anelli dati agli umani, gli umani vennero corrotti, primo tra tutti il re stregone di Angmar, che divenne il signore dei Nazgûl, il re stregone di Minas Morgul. Ed è una figata assurda perché lui li corruppe talmente tanto e anzi i nove re degli uomini si votarono al servizio di Sauron. Questa è un po' la storia veloce della Terra di Mezzo. Quindi Sauron, zitto zitto, di sotterfugio, mentre Celebrimbor forgiava quegli anelli, lui se ne stava forgiando un altro. Ovviamente venne forgiato nelle fiamme del Monte Fato, se no non potevi distruggercelo ritirandocelo. Però c'è un'incongruenza, è vero, perché Alfarason salì al potere come re di Numenor, gli anelli, ma forse non è lui. Boh, staremo a vedere. E Gandalf e gli Istari vennero mandati sulla terra per combattere Sauron, quindi per fermarlo. Dalle divinità vennero mandati dai Valar sulla terra per sconfiggere, insomma, perché la razza, tra virgolette, di Gandalf, di Saruman e si pensa anche di Tom Bombadil. E Radagast e Sauron, loro si chiamano Maiar. Praticamente sono una via di mezzo tra la divinità e l'uomo. Ci sono i Valar, i Maiar e poi ci sono gli esseri umani. E i Maiar dovrebbero essere una via di mezzo, gli avatar, tipo delle divinità. Ora, per quello che ho visto finora, magari incongruenze ce ne sono, io ignorantemente non so tutto della Terra di Mezzo. So il giusto per godermela, però non sono un cultore, lo dico. Sono un ignorante io della Terra di Mezzo. Però comunque avendo letto libri, visto film, insomma qualcosina, giocato giochi per computer di ruolo e tutto, qualcosa ho visto. E secondo me campano fino a 500 anni i Numenoreani. Sì, ma infatti Aragorn, figlio di Numenor, infatti. E i Ramingi. E cosa stavo dicendo? Per me non va tanto. Non l'hanno cagato tanto fuori dal vaso, con questa serie qui. A me sta piacendo. E il protagonista è perfetto. Ora, i protagonisti migliori che ho visto in tutte le serie degli ultimi anni, tolto Breaking Bad, che Heisenberg, vita mia,
veramente, cioè, top attore e basta, per non parlare di Gus Fring, ma non andiamo fuori tema. Per me i due attori meglio affidati al personaggio, a portare avanti la storia del personaggio che vanno ad interpretare, sono Geralt, Henry Cavill e Geralt. È identico, spiccicato, mostruosamente uguale a Geralt del videogioco, ma anche quello del romanzo. Henry Cavill è Geralt di Rivia. Basta, io se ora vado a rigiocare The Witcher, io vedo lui. Perché è perfetto. Ma no, perfetto, perché la perfezione è soggettiva. Una cosa che per te è perfetta, per me potrebbe essere, ma ci vedo un po' perché è troppo grosso, troppo robusto. Geralt è più magro, è più atletico, scolpito, ma più magro, più snello, no? No, è lui. Non è che è perfetto. Lui è Geralt, punto. Primo. Galadriel è perfetta. Galadriel, se non si sputtana, poi lasciate stare che è la ninja che fa le piroette. Vabbè, ma come quando Legolas tira lo scudo giù dal trombatorione, scende sul fosso di Helm e tira le frecce con lo scudo. Oppure quando fa il surf sul naso del Mumakil, dell'olifante. Ma quelle sono cazzate. Però qui Galadriel è esagerata. È lei. Cioè, è veramente Cate Blanchett, è lei. Galadriel è lei. Cioè, è quello che è veramente spettacolare, capito? Che è. Ti fa dire, insomma, sto guardando un prodotto ben fatto, non sto guardando una cavolata, una ciofeca. Cioè, Galadriel, l'attrice che fa Galadriel, adora, perché poi magari da qui a fine, non penso, però sai, te ce la metti la mano sul fuoco, io no. Però per ora Galadriel è perfetta, veramente. E se continua così, questa serie c'ha tutte le carte in regola per diventare un capolavoro. Per diventare un must, un cult, un qualcosa che tutti i fan del fantasy dovranno vedere. Fan della Terra di Mezzo e non. Perché comunque questa roba qui è. Questa roba qui è roba che ha dato i Natali, ragazzi. Perché tutto il fantasy che voi giocate oggi, cioè se voi andate a giocare a Warcraft con la vostra gilda, è partito dalla Terra di Mezzo. Se voi andate a giocare come me, che io adoro Dragonlance o adoro Forgotten Realms di D&D, è la Terra di Mezzo. Cioè, chi l'ha inventato l'elfo alto che campa eternamente, non si ammala, non deve dormire, agilissimo e tira bene con l'arco? La Games Workshop? No, l'ha inventato Tolkien. Chi ha inventato gli Halfling o anche i Kender di ambientazione di Dragonlance? E così. Gli Hobbit. Cioè, i Pelopiede, gli Hobbit della Contea. Tutto quanto ruota intorno alla Terra di Mezzo, ma perché tutte le cose. Tutte le cose fantasy che vengono create nel tempo pagano pegno, pagano tributo a Tolkien. E secondo me è anche la cosa giusta. Comunque, per quanto riguarda gli anelli, c'è un errore nella trilogia di Jackson. Vennero donati non i re degli uomini, ma i signori degli uomini, ossia coloro che avevano un grado sociale elevato, per questo non si sa chi fossero i nuovi spettri. Ok. Sì, ma infatti dice 9 ai re degli uomini che più di tutti desideravano il potere. E quindi, secondo me, quando fai una cosa fantasy, devi pagare pegno a Tolkien, perché comunque è l'inventore del. Non è l'inventore del fantasy, eh? Perché il fantasy è dalla notte dei tempi che esiste, sotto diverse forme, magari non sotto questa, però Howard con Conan, con la saga di Conan, Howard ha scritto Conan, io mi vorrei dire, ma forse negli anni 40? Fai vedere quando l'ha scritto. Howard Conan. Vediamo quando l'ha scritto. Che tra l'altro sembra Al Capone. Cioè, l'ha scritto. Lui è morto nel 36, quindi l'avrà scritto negli anni 20. Tolkien, quando ha scritto Il Signore degli Anelli? Lord of the Rings, vediamo un po'. Nel 54, quindi è più vecchio Conan della Terra di Mezzo. Capito? La prima pubblicazione della Terra di Mezzo è il 29 luglio del 54. Prima pubblicazione, eh? La Compagnia dell'Anello. Di Tolkien nel 54. 54, la prima, Il Signore degli Anelli. Mentre invece Conan è stato scritto, aspetta. Conan the Barbarian Novel. Io fa vedere un po' quando è stato scritto.
Conan the Barbarian. Nel 54? No, fai vedere. Allora, 77. Conan the Barbarian venne scritto. Ho Fantasy Short Story Robert Howard. Ah no, venne pubblicato nel 54 come serie di storie, perché praticamente Howard non ha mai scritto il romanzo di Conan. Scrisse, lo leggevo da Wikipedia, varie storie che poi una testata giornalistica dell'epoca le rese un romanzo. Quindi non ha mai scritto un romanzo Howard, ha scritto varie storie di Conan e poi sono quelle venute dopo che l'hanno messo insieme. Ok, quindi è del 54 anche Conan, sono nati insieme, o comunque, se sbaglio le date, perdonatemi, più o meno nello stesso periodo. Quindi non è la prima opera fantasy. Cthulhu, la roba di Lovecraft, è di prima di quest'anno qui. Lovecraft scriveva negli anni 20 questa roba, capito? Quindi comunque il fantasy non è nato con Tolkien, però il fantasy moderno sì che è nato con Tolkien. E infatti quando secondo me uno deve scrivere qualcosa di nuovo, è normale che tanto gira e rigira, come ho detto, paga scotto, paga pegno, finisce lì. Quando uno deve scrivere qualcosa sulla Terra di Mezzo, cioè scusate, su un fantasy qualsiasi, gira che ci rigira, che ci rigira, sempre lì vai a pescare, perché tanto gli elfi come saranno mai? Me li vuoi fa con le branchie che stanno sott'acqua? Cioè, è qualcosa che è preciso, è in una grande scatola e da lì non puoi uscire, cioè voglio dire, sì, poi ti puoi inventare qualcosa di carino, di originale, però è lì. Cioè anche autori di giochi di ruolo che io adoro, come la Serpentarium, no? Giochi che porterò l'ultima torcia, ma gli elfi sono come qui. Cioè i nani sono come qui. E quindi per forza è la Terra di Mezzo è la base, è la partenza. Ed è una cosa che io adoro, perché mi piace che vengano rispettati certi canoni. Sì, no, Tolkien ha inventato il fantasy moderno e l'ha anche rivoluzionato. Esattamente. Sì, questo è sicuro. Comunque, no, finendo la mia reaction personale sulla serie, per ora merita. Tanto, confermo l'8 per ora. Non mi sento di dargli di più 8, 8 e mezzo, cioè 8 e mezzo, 9. Per ora mi fermo sull'8 perché ho un po' di paura. Ho un po' di paura. Ho un po' di paura di Sauron Annatar. E di il possibile, l'ipotetico Gandalf. Ho un po' di paura. E sono sincero, ho un pochino di paura perché potrebbero introdurli male, 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 male. Però, se la protagonista, che poi sono tutti protagonisti, non è solo perché l'ha vista, anche la Pelopiede, Nori, sono protagonisti. È protagonista anche ora il ragazzo, che non mi ricordo come si chiama. Isildur sarà protagonista. Quindi sono tanti protagonisti. Un po' come il Trono di Spade. Però Galadriel è perfetta. Ragazzi, Galadriel è lei. Uguale a Henry Cavill. Io se chiudo gli occhi e penso a The Witcher, io vedo il volto di Henry Cavill. Infatti, se ci rigiocherò, a parte da De, cioè, ho 300 ore sul primo, io, cioè, de devo installare una mod che ci mette Henry Cavill, per forza, perché per me è lui, Geralt. L'ha fatto talmente. Ma lo sapete che lui, Henry Cavill, piccola parentesi, lo sapete che si stava rovinando le corde vocali? Questo me lo raccontò mia moglie. Lui si stava rovinando le corde vocali perché si è fissato di dover parlare come Geralt di Rivia nel videogioco. Con quella voce un po' così, che a me non mi riesce nemmeno, no? Quel tono come c'ha un po' lui, raschiante, no? Basso. Non è facile, eh? E lì già ti dimostra che il massacratore di Blaviken è perfetto. No, ma infatti sì, ma a parte il doppiatore, ma sentilo in lingua originale. Prova a sentirlo in lingua originale, che è uno spettacolo uguale. E forse anche di più. E qui, perfetta. Quindi sono contento perché perlomeno, tanto è così, te puoi vedere il film più bello del mondo, no? Puoi vedere il film più bello del mondo, ma però, cioè, se il protagonista fa schifo, e il film non te lo godi. Capito? È quello il fatto. Aspetta un attimino. Cioè, anche se il film fosse nel caso bellissimo, però se il protagonista fa schifo è un te lo godi, capito? Tutto lì. E invece hanno scelto l'attrice giusta per
Proprio se lei è un'elfa, cioè poi tutta magra, sarà sicuramente anche il trucco, la luce, per l'amor di Dio, però con un pochino una spruzzatina, appena un po' di lentiggine, appena appena, però comunque molto appuntita, molto elfica, ecco come, poi vabbè, sti capelli lunghissimi, poi che sia una parrucca o meno, non lo so. Ma guarda, mi sta piacendo anche l'elfo nero, che non mi ricordo come si chiama ora. Mi sta piacendo anche lui. Non ci sta perché io li puoi mettere in tutte le ambientazioni del mondo, sulla Terra di Mezzo, no. Ma non per razzismo, qui i razzisti non ce n'è, i razzisti vanno impiccati. Non è quello, però nella Terra di Mezzo no, perché gli elfi sono come Galadriel, fanno luce. Quindi è già Arondir. Però mi garba di faccia, cioè c'ha il viso giusto, difficile che ride, è sempre molto serio e lì c'ha il suo dovere. Sì, mi piace Arondir, mi piace. Non mi piace che... Cioè, l'attore mi piace, eh. L'attore mi piace, però de nero faccio fatica a vederlo, sono sincero. Però mi piace, l'attore è bravo, quindi merita sicuramente la parte. E hanno fatto bene anche a sceglierlo, a questo punto qui hanno fatto bene. Dei ragazzi, è bello. È bello, 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 bello. Veramente, e... De, non ve lo nascondo, mi fa salire la voglia tanto della Terra di Mezzo. Infatti, ora mi ristallo a bomba l'Ombra della Guerra, che tra l'altro non ho mai finito. L'Ombra di Mordor l'ho finito, l'Ombra della Guerra no. E lo voglio finire. Però tocca aspettare un'altra settimana. Speriamo lo facciano vedere Sauron, però, che non finisca. Però, hai visto, non è ancora con l'armatura, Sauron, o almeno una parte. Quindi, finalmente vedremo Sauron che... Vi faccio vedere una cosa, datemi un secondo. C'è un'immagine di Sauron che io vidi 20 anni fa. Fate voi quanto tempo è passato. Allora, c'è un'immagine di Sauron che... Allora, questo... Ne faccio vedere una. Qui, il primo che vi faccio vedere è l'interpretazione che hanno dato nell'Ombra della Guerra, che non è male, non è male però... Boh, sincero, non mi fa impazzire, vi faccio vedere. Non è male, eh. Però non mi fa impazzire perché lo... Boh. Avrei preferito qualcos'altro. Aspetta, eh. Sauron. Ma come si chiamava l'immagine? Porca, aspetta. 21. Ma dov'è? Dove me l'ha messa? Non me l'ha salvata? Sauron. Allora. Questo è il Sauron che viene fatto vedere nell'Ombra della Guerra. Quindi nell'Ombra della Guerra Sauron se lo immaginano così. Ok? Che non è male, comunque, che ci sta, eh. Non è assolutamente male. Così lo fanno vedere, però è troppo... Sì, ci sta, c'è un bell'elfo, un bell'Eldar. Ci sta, non è con gli occhi già un po' gialli, un po' incattivito. Però, diciamo, non mi fa impazzire. Non è brutto, è un elfo. Però, diciamo, non mi fa impazzire. Ce n'era un altro che avevo visto ai tempi d'oro, vediamo se lo ritrovo. E quello mi garbò uno sbotto. Aspetta, vediamo un po'. La dovevo aver salvata da qualche parte. Aspetta. Ce n'era una, era vecchia, ma eccolo qui. Aspetta, forse fai vedere. Qui, ora, lasciate stare la faccia. Aspetta, no, non era questa lì, no, non la trovo più. Cos'è qui? No, no, non la trovo. Boh. Vabbè, comunque, tanto, tanto si vedrà. E non è... Cioè, non sarebbe malissimo, no? Sì, però sembra più... Versione elfo. No, e qui sembra più un Sephiroth. Sì, infatti, no... Cioè, no, non mi fa impazzire via sto Sauron così, diciamolo chiaramente. Però non... Uno che mi garbava da morire era questo. Cioè, guardate qui.
Dov'era? Uno che mi garbava da morire. È come, vabbè, nel gioco, nel gioco, quindi non puoi nemmeno pretendere che trovino un attore identico. Vi faccio vedere. Uno che mi sarebbe garbato da morire. Celebrimbor. Così. Cioè, questo. Quello dell'ombra della guerra. Cioè, questo è il forgiatore degli anelli. Coi capelli neri, un guerriero. Di là sembra mio nonno, Dio Bono. Cioè, di là sembra Celebrimbor a riposo. Questo è Celebrimbor. Cioè, questo è il forgiatore degli anelli. Bello, Dio Bono. Un combattente. Con una bella voce. Cattivo, picchiatore, ammazza tutti. Cioè, oltretutto, un arciere formidabile, no? Invece quell'altro deve parer mio nonno che ha forgiato l'anelli del potere. Forse ecco, come si è detto ieri sera a mia moglie, si è detto no, che Celebrimbor non ci è piaciuto per niente. E nemmeno Elrond. Boh, sarà che quell'attore c'ha troppo la mascella Ned Stark lì da giovane. Non lo so, loro no. Mentre invece Elendil, un casino. Mi ha garbato un casino Gil-galad. Mi garba da morire. Gil-galad mi garba veramente uno sbotto, ma perché mi garba l'attore? È il capitano Pollard di Moby Dick, quindi mi piace proprio lui. No, Gil-galad sì. Bello. Mi garba l'attore fiero, col mascellone bello squadrato, molto molto nobile, molto re. Ci sta. Che tra l'altro, vi faccio vedere una cosa, guardate. Non so se è Gil. Aspetta, voglio far vedere una cosa e non so se è voluta. Qui aiutatemi, non voglio dire una cavolata. Non so se è un parente, se è qualcuno. Non penso sia lo stesso attore, perché dal Signore degli Anelli sono passati 20 anni. Sono passati 20 anni, guarda. Faccio vedere questa. Cioè, l'attore. L'attore che fa Gil-galad a destra, ora della serie, no? Quella a destra. E la comparsa di Gil-galad nella battaglia contro Sauron a Mordor, alle porte di Mordor, dove c'era anche. Dove morì Isildur, no? Dove tagliò la mano a Sauron e gli levò l'anello. Sono uguali. Cioè, ci assomiglia un casino. Questa a sinistra è una comparsa. È la comparsa che lo vedete all'inizio quando sono lì che aspettano la carica degli orchi. Che ci sono tutti gli Eldar, vi ricordate, no? E ci sono loro, cioè Elrond che combatte, io me lo ricordo, Gandalf ero lì 3000 anni fa. Quando fanno il colpo con le lance che ammazzano gli orchi. Si vede in una piccola immagine perché negli eserciti che combatterono, l'esercito degli Elfi era guidato da Gil-galad, che è il re che c'è ora. Guarda. Cioè. Uguale, hanno trovato. Oh, l'attore è lo stesso. No, non può essere. Perché questo è 20 anni fa, sembra più vecchio. Cioè, non è. Io andavo ancora a scuola quando è uscito. È lui. Cioè, hanno trovato anche un attore che ci assomiglia uno sbotto. E provo a cercare. Aspetta. Rings of Power Annatar. No, vabbè, spero di no, eh. Tutti stanno dicendo che Sauron sia questo. Spero di no. Tutti stanno dicendo che Sauron è questo qui. Tutti. Infatti, se scrivete Rings of Power Annatar. No, cioè, non sa di niente biondino così, eh. Eminem. Cioè, Sauron Eminem, no. Spero di no, eh. Oddio, ce l'ha la faccia serial killer, però no. Dite? No, se è così. Poi lo deve vedere all'opera, però de Eminem. Boh, lo preferivo tipo alto con i capelli lunghi neri. Vabbè, non per forza tutti i cattivi devono avere i capelli lunghi, eh. Però, de.
Vabbè, vediamo, vediamo. Non puoi giudicare. Anch'io prima giudicavo come si chiama l'attore. L'elfo nero. Arondir. Anch'io giudicavo Arondir. No, però dell'elfo nero, no, però. E invece, però, mica Alba. Mica Alba l'attore. Vi faccio vedere un'altra immagine di come avevano disegnato. Aspetta, Sauron Before the Ring. Come l'avevano disegnato anni fa. Come se l'erano immaginati anni fa. Aspetta. No, questa no. Era. Aspetta, l'ho trovata. Ora si vede un po' sfocata, ragazzi. Scusatemi, non ho trovato. Non ho trovato immagini migliori. Però, tanto è per farvi avere un'idea. Purtroppo un'immagine migliore non l'ho trovata. Questo è come si erano immaginato Sauron 20, no, di più. Oh, quando giocavo io al Girsa, vidi sta immagine 25 anni fa. Questo per me è Sauron. Si erano immaginati Sauron 25 anni fa così. Cioè, perfetto. Sembra che poi va in parallelo con quello. Lo sapete da dove è nato la Terra di Mezzo? Artù e Cavalieri della Tavola Rotonda, eh? Infatti, non l'ha mai nascosto Tolkien. Il primo Jude Law, è vero, sì, Jude Law. Il primo racconto che scrisse Tolkien, lo sapete su cosa lo scrisse? Il Cavaliere Verde e Galad. No, Gawain. Sir Gawain, il Cavaliere Verde. Da Tolkien, eh? Tolkien, la prima cosa che ha scritto non è stato questo. La prima cosa che ha scritto Tolkien è stata roba di Re Artù. Scrisse Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Quindi, io avrei preferito. Sì, è vero comunque che sembra Jude Law. Io avrei preferito Sauron così. Cioè, faccia cattivo, occhi di Obono charmanti, capelli lunghi neri. Mordred. Cioè, Mordred della Tavola Rotonda, il traditore. Adar è come lui, fai vedere. Rings of Power Adar. Sì, ma te mi fai spoilerare a tutti. Ho già capito chi è. Ho già capito chi è. Ho già capito chi è. No. No, vabbè. Che stronzi, l'ho già capito chi è. Oh, no. Amore, guarda chi è. Aspetta. Maledetto vergiorno, guarda chi è. Lo riconosci di profilo chi è? È vero. Guarda chi è. Ti dico soltanto. For this night. And all the knights to come. È Benjen Stark. Ma quindi Adar non è Sauron. È un uomo di Sauron. Giusto? Non è Sauron Adar, però. Boh. Magari è qualcuno che lavora insieme a lui. Non è Sauron. Sì, sotto un'altra forma? Boh. E tra l'altro quella spada è la sua. Mi garberebbe tanto vedere una bella sfida, un bel combattimento fra Gandalf e Sauron. Mamma mia. Comunque, il secondo di Morgoth è una figata come Tolkien nel Silmarillion. Difficoltà di lettura, ma riesco a farti capire e te lo dice chiaramente. Sauron, e qui ottimo, confermerai. Sauron, in confronto al suo maestro, Morgoth era appena un'unghia del piede. Morgoth era. Perché Sauron è un Maiar o qualcosa del genere, comunque è potentissimo, no? Ma è come Gandalf, fondamentalmente è mortale. Sì, vabbè, poi può reincarnarsi, ma è mortale, anche Maiar. Morgoth, no, Morgoth era un dio. È quello il fatto. Perché hanno sempre detto Sauron era veramente uno sputo in confronto all'Ainur, a Melkor Morgoth, mentre invece. Cioè.
Sauron non usava una grossa mazza ferrata. Sì. Successivamente sì. Anche nell'iconografia di Tolkien, sì. Sempre visto con questa mazza grossa e tutto. Assolutamente. Il Sauron della terza era è quasi più forte del Morgoth di fine prima era. Sì, ma Morgoth era un dio. Morgoth era un dio sceso sulla terra per proprio capriccio. Invece Sauron era qualcuno che ha messo tutto il suo potere nell'anello ed è diventato ancora più forte. Ma era comunque mortale, tra virgolette, Sauron. Morgoth è un dio. Cioè, quindi è un Valar. Comunque sì, è Benjen Stark a questo. Ma infatti mi sembrava un po' quando si è avvicinato un quernaso. Dai, dai, bello, buono come attore Benjen Stark. Ci sta, vabbè, Benjen Stark, non mi ricordo come si chiama l'attore. Ci sta, no, per ora dai, per ora sono contento. Sono riusciti a farmi piacere anche Arondir. Oh, guarda, 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 guarda un po'. Dai, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. E... sì, dai, passata a pieni voti. Passata. Nella seconda era Morgoth fu costretto a spartire i suoi poteri tra i suoi servitori per fronteggiare i Valar. Eppure è strano perché anche lui stesso era un dio. Sarebbe bello poterlo vedere anche Morgoth, ma no, non lo faranno mai vedere. A parte, vabbè, anche nei ricordi, in qualcosa di Sauron magari. Bello, dai, bello, 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 via. Sono veramente contento. Tutte le volte che uscirà un episodio me lo guarderò sempre in live. Veramente, veramente bello, molto contento e no, non posso dare ragione ad amici che gli hanno sputato sopra e ne hanno parlato male. A me sta piacendo tanto. Tanto. Ragazzi, se fosse stata una boiata, io da fan della Terra di Mezzo, cioè l'avrei detto tranquillamente, ragazzi, fa cagà. Ma l'ho detto anche di altre cose. Cioè, l'ho detto della nuova trilogia di Guerre Stellari, episodio 7, 8 e 9. Per quante Guerre Stellari, a me fa cagare. Cioè, non ce la faccio. L'unica cosa, no, bella. Bella un parolone. L'unica cosa decente è Kylo Ren. Decente, non bella. Il Sith imperfetto. Mi garba l'idea. Non tanto Kylo Ren come figura, quello che rappresenta un Sith imperfetto. Però tutto il resto è una merda. Ciao, Steve. Buonasera. Sei arrivato in chiusura. Però questo mi sta garbando. Gli anelli del potere è una grossa figata. Esatto. Infatti c'è un piccolo sepieretto, un piccolo easter egg, notizia tra l'altro confermata, che sembra che ci sia il figlio di Jeff Bezos che sia andato dal padre e gli abbia detto: papà, l'ha detto lui, papà, ti prego, non fare stronzate con gli anelli del potere, perché La Terra di Mezzo, Il Signore degli Anelli, è il mio libro e la mia serie preferita, cioè i miei film preferiti. Oh, il padre sembra che ci abbia messo, a parte poi non c'entra nulla lui è il finanziatore, però sembra che il figlio abbia detto non fare cagate. E il padre sembra che non l'abbia fatto. Andre, ma lo continuiamo? Sì, no, lo guardo tutto in live. Lo guardo tutto in live. Ora nelle prossime serie si guarda un po' cosa fare. Magari si guarda un film o si guardano altre serie. Vediamo un pochino. Vai, nel frattempo tanto. Tanto anche per far qualcosa. Darth Revan, sto in fissa. No, Darth Revan, Ryu, garba a tutti i fan di Guerre Stellari, garba anche a me. Ci mancherebbe. Comunque, no. E dai, è bello, è bello. Quindi, reaction assolutamente. Assolutamente. In conclusione, va, la metto un attimino che mi garbava. La reaction assolutamente passata a pieni voti. Gli do 8 pieno. E è veramente molto bello. È una serie molto bella. È una serie che voglio vedere fino in fondo e sì, dai, ci sta. Veramente, veramente bella, porta rispetto a Tolkien, porta rispetto alle opere, porta rispetto anche a quello per ora che hanno fatto Peter Jackson e poi dopo la regia di dell'Hobbit. Quindi assolutamente, assolutamente passata a pieni voti. No, per me 8. Per me 8. No, il mezzo non me la sento perché... voglio vedere prima. Voglio vedere prima Sauron e Gandalf. Se no, no. Non ci sono ancora. Cioè, non ci sono. Nel mood totale voglio vedere i personaggi più importanti. Gandalf e Sauron. Però, sì, per ora c'è assolutamente amore riguardo ai primi due. Ora, mentre dipingi, o quando dipingerai domani, insomma, ora non pensa a questa qui.
Riguardati i primi due, sono convinto che calberà da morire. Lei, Galadriel, è perfetta. Cioè, l'hanno trovata, è lei. Punto. Questa è Galadriel. E buono, buono, dai, sono contento. Ragazzi, vi do la buonanotte e ci si vede direttamente domani sera. Niente, grazie della compagnia. E si vede un po' cosa fare domani sera. Tanto, cioè, il catalogo è vasto. Quindi si vede un pochino cosa guardare. O magari si fa un videogioco. Boh, vediamo un attimino. Vi do la buonanotte. Grazie di essere stati qui. E ci si vede domani. Ok? Fate a modo e buon nuit. Ciao, buonanotte.